Collegati con il mondo del nuoto e dell'acqua che ha regalato al mondo sportivo una propria invenzione, l'hydrobike, un attrezzo pedale da utilizzare in acqua ormai diffuso in centinaia di piscine in Italia e all'estero. L'hydro spinning è oggi una moda in Italia e all'estero. Solo in Italia sono più di 200 i centri che utilizzano il metodo originale, che è stato riconosciuto come valido in più di 100 nazioni al mondo. In soli 6 anni, dal 2010 al 2016, i suoi ragazzi nelle gare di nuoto hanno vinto 48 medaglie ai criteri a primaverili, 27 ori. Sette nazionali giovanili diversi, 15 atleti diversi sono stati medagliati, un europeo junior, 2 borse di studio complete da trascorrere negli Stati Uniti per Andrea Bazzoli e Giacomo Viazzo. Tra i campioni allevati nel suo centro sportivo ricordiamo Cristina Maccagnola, più volte primatista e campionessa italiana, Natasha Manzotti, campionessa europea junior 2005, Lorenzo Sirigu, nazionale, Letizia Stuani, nazionale giovanile, Isabella Vignali, nazionale, e una grande promessa del nuoto, la 15enne Giulia Bulgari. La convenzione con il comune di Montichiari per la gestione delle piscine comunali, dove sede a Quattro in via Marconi, ha una durata fino al 2030. E Bassini si augura che in questo periodo venga risolto il problema della chiusura non a norma di pubblico e venga aperta un'area ludica per le famiglie e i loro bambini. Il Talent Gold 2016 viene conferito a Giampaolo Bassini, nato proprio nel 58, soprattutto per aver saputo far emergere con la sua Aquatic Center di Montichiari tanti giovani campioni di nuoto, nonostante alcune problematiche strutturali che ci auguriamo vengano presto superate. Discorso. No, non voglio farlo. Ma ti togli? Il discorso. Il lavoro che mi è stato assegnato tanti anni fa dall'amministrazione era di gestire l'impianto. Nella realtà poi il mio sogno parallelo, che non è il mio lavoro è gestire l'impianto, il mio sogno invece era di costruire un luogo per degli atleti, dei ragazzi, che potessero esprimersi nello sport che amo, cioè il nuoto, ai massimi livelli e contemporaneamente potessero avere una vita scolastica adeguata, non quella che di solito viene riservata in Italia agli atleti. Il percorso gestionale è un percorso di lavoro e sono molto contento, ma di cui sono contento è che in 20 anni è stata lunga, proprio con l'aiuto dell'attuale sindaco, che all'epoca era il responsabile dell'Istituto Dormilani. Siamo riusciti a mettere in piedi quello che adesso è una cosa unica in Italia, che è il college del nuoto. Il college del nuoto vuol dire che i ragazzi arrivano alla mattina, possono nuotare, poi studiare, poi ancora nuotare, senza spostarsi. Hanno l'appoggio delle istituzioni, per cui possono non frequentare alcune lezioni per potersi allenare. È una cosa che è unica e che ha permesso non soltanto i grandi risultati sportivi, che ci auguriamo continueranno, ma ha permesso anche a persone normali di utilizzare il nuoto, che è un ottimo modo per ottenere borse di studio all'estero. La persona che citavano prima, Giacomo Viazzo, è un normalissimo nuotatore, un ottimo nuotatore, ma non un campione europeo, che però con questo sport è riuscito ad avere una borsa di studio di $40,000 e sta facendo 2 lauree contemporaneamente in matematica e in chimica. Tornerà la prossima settimana e sicuramente troverete la foto su Montichiari Week, perché Tone spiegherà la sua storia. Questa è la vera missione, cioè fare in maniera che i giovani possano avere un futuro attraverso uno sport, e poi ci regala anche tante soddisfazioni, perché le medaglie ai campionati europei sono sicuramente belle, ma potergli dare anche una vita è sicuramente più importante. Andiamo a andarsene. Ecco, siamo al numero 12, anche questo un gruppo tipo sportivo. Can we go? Si conferisce il Talent Gold 2000.